Fabrizio Bianchi, 31 anni e mezzo. Ah, Fabrizio Bianchi detto Fabri, così per gli amici. Arrivo da Legnano. Vabbè, Milano, dai. Descriviti in una parola. Descrivi Folle? il tuo progetto in due parole. Un po' folle, un po' poetico. È un personaggio veramente esistito. Durante i funerali di Mandela era l'interprete del linguaggio dei segni in inglese. Però in quel giorno lì è andato fuori di testa e ha fatto tutt'altro. La cosa bellissima è vedere i personaggi grandi della terra che parlavano e lui da parte che invece inventava. A un certo punto lui vede queste gambe all'albicocca, queste gambe bianche con una carnagione proprio color albicocca, per cui diventa segni all'albicocca. Che lavoro fai? Principalmente faccio teatro, lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, facendo laboratori di teatro. Ogni tanto vado anche in scena, quando si riesce. Che lavoro vorresti fare? Quello che sto facendo, semplicemente, è fare un po' di più. Che cos'è il teatro per te? È una possibilità di essere libero, è un momento di libertà. E mi manchi come un centrotavola a Natale. Come una lavastoviglie in un ristorante, come una merenda con i grissini e la Nutella incorporata, come un forno a microonde in generale, tu e io, me e tu, lontani, vicini, vicini, lontani, lontani, vicini, vicini, lontani, 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 come una lametta che mi serve che devo fare la barba, solo che ancora non ce l'ho questa lametta perché sta ancora là al supermercato. Cosa sono i giornali per te? Anche questi sono un momento di libertà, sì. Una bella occasione di libertà. Leggi i giornali? Sì. Vai a teatro? Assolutamente sì. Che cosa vuoi dire al pubblico con questo progetto? Ma voglio dire che una cosa può essere sia vera che falsa insieme. E noi sempre siamo abituati a vedere una cosa come o tutta vera o tutta falsa. Invece le cose possono essere mixate insieme. E poi voglio dire anche che penso che un piccolo atto d'amore è un grande cambiamento di sé e può essere un cambiamento anche per gli altri. E la signora, i capelli della signora sono veri? Eh? Questi sono veri, questi sono veri. Perché una cosa non è del tutto vera o del tutto falsa, può essere sia vera che falsa contemporaneamente. Allora una cosa solo che perché è successa nella mia testa non è vera, eppure è successa, è come se è vera. Sì, perché questo è un atto d'amore. E cos'altro importa se no? Si è giocato il tuo momento up to you.